Salghiero, uno dei portieri più forti del circuito di beach soccer. Ci avviciniamo al mondiale, una della competizione più importante. Tu ne hai giocati altri. Cosa significa giocare un mondiale in Italia, che è un paese particolare, molto caldo come l'Argentina? È una cosa importante per noi. Adesso dobbiamo fare la qualificazione, aspettiamo che va tutto bene e sarebbe un sogno giocare qua in Italia, perché ho tanti amici, il presidente Catania va a venire a vedere la partita. Vediamo se possiamo qualificare. E gli obiettivi dell'Argentina? È una delle nazionali più forti al mondo. In caso di qualificazione, qual è l'obiettivo? È sempre è arrivare il più lontano possibile, almeno stare in semifinale. Sempre il nostro obiettivo con nazionale è arrivare entre il 4 primo e dopo giocare la semifinale per vedere se possiamo arrivare quest'anno in finale. Allora, Maggior è uno dei giocatori più forti del circuito del beach soccer. Tu hai giocato tanti mondiali, ci avviciniamo a quel mondiale in Italia. Che sensazioni dà giocare una competizione così importante? No, è importante giocare in Europa, vediamo se questa volta se qualcuna squadra europea vince il Brasile, quello è importante. E dopo è importante perché c'è tanti amici qua in Italia, è importante anche giocare qua. Senti, te giochi nel Portogallo, una delle nazionali più forti, l'obiettivo per questo mondiale? L'obiettivo è l'obiettivo di tutte le squadre, vincere il campionato mondiale. È difficile, ma la squadra è in forma, speriamo fare bene. Siamo con Stankovic, attaccante nazionale svizzera, giocatore del Terracina, è stato eletto miglior giocatore dell'ultimo mondiale a Dubai, anche capocannoniere, insomma se ne intende di mondiali. Cosa significa giocare un mondiale? Che sensazioni dà? Stavolta in Italia, un paese che conosci bene. Sì, sono molto contento che il mondiale è qua in Italia, perché questo è il mio 4 anno a giocare il campionato italiano e qua sono la mia seconda casa in Italia. E secondo è mondiale, un torneo incredibile, un torneo si fa un buon mondiale a Ravenna. E mancava solo un mese e sono contento che si cominci. La Svizzera è una delle nazionali più forti di questa disciplina. Che obiettivi ha per questo mondiale? Questo è il nostro più importante mondiale, perché 2 anni fa a Dubai abbiamo giocato un mondiale incredibile, abbiamo perso il finale contro il Brasile e questo mondiale è molto difficile per noi, perché siamo finci campioni e noi vogliamo vedere che non è una volta che Svizzera andrà a finale, proviamo tutto, siamo pronti, siamo carichi e vogliamo fare anche a Ravenna una bella figura. Siamo con Del Mestre, uno dei portieri più forti del circuito del beach soccer, portiere della nazionale italiana, della Colosseum, si avvicina ai mondiali, che tu ne hai già giocati, che sensazioni dà giocare un mondiale e soprattutto in casa? Ho avuto la fortuna nel 2009 di andare a Dubai, è stato il mio primo mondiale ed è stata una sensazione unica. Quest'anno il mondiale si gioca in casa ed è una cosa che di certo è difficile che ricapiti. Per noi è sicuramente un vantaggio, abbiamo dalla nostra il pubblico e tanta voglia di far bene. Ma tu che ne sei un esperto, l'Italia, che ingredienti ha bisogno per far bene al mondiale e che obiettivi ha l'Italia per questo mondiale? Beh, sicuramente vogliamo far bene e arrivare fino in fondo. Siamo una squadra operaia che fa del carattere, del gruppo, della forza di volontà e della corsa le sue armi principali. Siamo un grande gruppo e senza prime donne, siamo 10 leader. Siamo con Palmacci, un attaccante di razza nazionale italiana, ha giocato diversi mondiali, ha sempre segnato. Cosa significa giocare un mondiale e giocarlo in casa? Ma già giocare un mondiale è bello a sé, poi in casa è ancora più bello, ci sono tante pressioni e comunque speriamo di far vivere una grandissima emozione al popolo italiano che comunque ci ha sempre seguito e ci ha sempre incitato. Insomma, si giocherà a Ravenna dall'1 all'11 settembre, l'Italia che obiettivi ha? Quali sono gli ingredienti per fare bene a questo mondiale? Ma gli ingredienti? Entusiasmo, spirito di sacrificio e essere uniti, una squadra. E il girone non è facilissimo, abbiamo 3 squadre, comunque la Svizzera che è vice campione del mondo, il Senegal che ci ha fatto fuori dal mondiale 3 anni fa
e l'Iran, che comunque è una, non la conosco, ma dice che è una buona squadra, che ha l'allenatore brasiliano. L'obiettivo è fare bene e andare più avanti possibili e fare segnare i nostri tifosi.